A Francavilla per Squilibri, il Festival delle Narrazioni, un festival che si svolge a Palazzo Sirena, a Piazza Sirena, qui sul Pontile. Anteprime nazionali, importanti appuntamenti, Fiera del Libro. Squilibri organizzato da Peppe Millanta in collaborazione con il Comune di Francavilla e con la Scuola Macondo. Peppe Millanta, cos'è Squilibri e come nasce? Allora, diciamo che è a metà tra un festival e un'esperienza, perché quello che volevamo offrire un po' era un'immersione un po' a 360 gradi nel campo delle storie, quindi ci sono presentazioni, ci sono reading, ci sono eventi anche culinari, c'è la Fiera del Libro, tante piccole esperienze, piccole e grandi esperienze in realtà, per dare un po' anche un quadro completo dello stato della narrativa nel nostro paese attuale. Nella prima serata i 7 finalisti del premio Strega con il direttore Stefano Petrocchi sul palco, Mario Desiati, Marco Amerighi, Veronica Raimo, Alessandra Carati, Veronica Galletta e i 2 scrittori di origine abruzzesi, Fabio Bacà con Nova. È un romanzo che parla di violenza, di viltà, come contrastare della violenza, parla di famiglia, parla anche di un amore appena sbocciato fra adolescenti. Mi piace parlare di tante cose nei miei romanzi. Ma un approccio quasi filosofico alla violenza con cui uno dei protagonisti, Drago, proverà ad indottrinare il protagonista Davide Ricci, l'altro scrittore di origine abruzzesi Claudio Piersanti, con quel maledetto Bronski. Un personaggio letterario molto famoso, lui lo incontra perché il mio protagonista è un tipografo e lo incontra leggendo un libro che trova sul comodino della moglie, e che se n'è andata, e lui cerca di capire perché anche leggendo questo libro, e quindi incappa nel mostruoso Vronsky, che diventa il suo nemico oltre che amante della moglie. Tanti gli appuntamenti nella prima giornata, la presentazione dell'ultimo libro del lancianese Remo Rapino insieme al libro di Stefano Redaelli. E le cronache dalle terre di Scarciafratta, di Remo Rapino, arrivano sul Pontile a Francavilla in questa rassegna che ha un nome particolare, Squilibri. Beh sì, il titolo Squilibri si adatta bene ai personaggi, al personaggio principale, a tutti i personaggi che fanno da contorno alle vicende di quest'uomo un po' strano, un po' neurodiverso, che ricorda per qualche aspetto Liborio, anche se vive in un paese immaginario dove ci sono tante persone come lui e dove racconta la sua vita, gli altri raccontano la vita del protagonista, si chiama Mengo, ma non sappiamo mai qual è la verità. Possiamo chiamarlo un dialogo a due, Remo Rapino e Stefano Redaelli. Stefano Redaelli, che presenta anche il suo libro, il secondo libro di questo genere, Ombra mai più. Cosa si racconta nel libro? Si racconta il ritorno a casa di Angelo Antonio Poloni, il protagonista, un ex paziente psichiatrico che però si definisce impaziente psichiatrico. E questo libro racconta il destino, la storia, le sfide di chi è stato in cura, di chi è stato folle, forse lo è ancora, ed è guarito, ma a dispetto di quello che si potrebbe pensare, la guarigione è solo l'inizio.